Iniziamo prendendo della cera d'api e dell'olio di cocco, che contrariamente al nome non è allo stato liquido, ma è un composto solido, molto simile per consistenza alla nostra cera d'api. Ci serviranno anche dei contenitori, io in questo caso ho recuperato i vecchi stick del burro cacao esaurito. Possiamo anche aggiungere dell'olio essenziale profumato. Per utilizzare gli stick del burro cacao dobbiamo innanzitutto tappare i due buchini sul fondo. Per farlo utilizziamo un pezzettino di cera d'api. Questo pezzetto dovremmo pressarlo fino ad ottenere un tappo dell'altezza di qualche millimetro. Recuperiamo un contenitore e grattugiamo la parte di cera che vogliamo utilizzare. La quantità ovviamente dipende dal numero di contenitori e dal volume da riempire. Una volta finito di grattugiare la cera, andremo ad aggiungere l'olio di cocco. Mettiamo questo composto di cera e olio di cocco a bagnomaria a fuoco basso e aspettiamo che si sciolga. Ci vogliono pochi minuti. Per aggiungere un tocco di colore si può prendere un pezzettino di un rossetto e farlo sciogliere insieme al composto. Una volta che il composto sarà sciolto, possiamo aggiungere dell'olio essenziale per dargli un po' di profumo. Ora dobbiamo riempire i contenitori. Io ho fatto una prova con un piccolo imbuto. Il risultato non è stato eccezionale. Ho fatto un gran pastrocchio e, come puoi vedere, metà della cera è colata sul tavolo. Per evitare di fare ulteriori danni, per riempire il secondo stick ho utilizzato un cucchiaino e mi sono trovato decisamente meglio. Dato che mi avanzava ancora del burro cacao, ho pensato di riempire due contenitori piccolini del miele. Per riempire questi due contenitori ho fatto un po' di fatica, non tanto per la questione meccanica di infilare il composto nel contenitore, ma in quanto la cera si stava già solidificando, quindi non era venuto un granché. Per rimediare al pasticcio ho pensato di mettere a bagnomaria i due barattolini di vetro, in modo da far sciogliere il composto e successivamente farlo risolidificare. In ultimo bisogna aspettare che il composto si solidifichi. Per velocizzare si può semplicemente mettere il tutto in frigo per 5-10 minuti.